corsa. È un episodio per me rivelativo di quel, c'era un latitante, uno che si nascondeva, e la squadra catturandi di Reggio Calabria teneva sotto osservazione la sua casa, la sua abitazione. E quando finalmente vedono uscire di lì la moglie del latitante e un'altra persona di cui non conoscevano l'identità, con un borsone e una valigia, e andavano via, seguirono queste persone che presero un treno, arrivarono a Milano, poi entrarono in un albergo, poi rimasero lì 2 giorni, poi noleggiarono una macchina, cominciarono a percorrere la strada per la Francia, si inerpicarono sulle Alpi, fecero tante strade strane, eccetera, eccetera, alla fine arrivarono ad Amsterdam, entrarono in un appartamento e lì capirono che forse lì si nascondeva il latitante, avevano visto giusto. Ma l'attenzione fu subito sul borsone, perché immaginavano che lì ci fosse qualcosa di importante. Trovarono un caciocavallo, una soppressata, trovarono dentro molto denaro liquido e un computer portatile. Che cosa significava quel borsone? Significava la capacità delle mafie nuove, moderne, di coniugare insieme sapientemente, se non fosse per nel male, sapientemente coniugare la tradizione e la modernità, di saper vivere contemporaneamente il radicamento sul territorio e la tecnologia, l'utilizzo delle tecnologie. E forse non ci voleva quella cosa, perché il 9 novembre dell'89, e vi sto parlando di una data storica per i più giovani che si fossero sintonizzati solo ultimamente con la storia, lo dico per loro, gli altri lo sanno a memoria, il 9 novembre dell'89 è la data del crollo del muro di Berlino, della caduta del muro di Berlino, no? E è chiaro che sto scherzando, non me ne vogliono. Il 9 novembre dell'89, dall'utenza telefonica di un elemento di spicco della mafia palermitana, parte una telefonata ad un affiliato che sta a Bonn. E questa telefonata gli dice: corri, corri, corri a Berlino. E l'altro gli risponde: a Berlino. Dice: ma che ci devo andare a fare a Berlino? Prima mi avete mandato a Bonn, sto qui, sapete bene quello che devo fare. No, ma non hai saputo che cosa è successo a Berlino? Sì, non l'ho saputo, ne parlano tutti i giornali, è caduto il muro, ci sono edizioni straordinarie, certo che è un fatto importante. Allora dice, ma noi che c'entriamo col muro, cioè questo dibattito? E l'altro, il boss, gli dice, ma allora non hai capito proprio niente. Tu devi andare a Berlino Est e comprare tutto ciò che puoi comprare. Cioè il giorno stesso in cui cade il muro di Berlino, mentre noi festeggiamo la ritrovata, la libertà dei popoli, eccetera, quelli hanno capito che invece lì si può acquistare con poco tanto. Il mercato immobiliare di Berlino oggi è nelle mani di Cosa Nostra e della 'Ndrangheta. Ci sono intere zone della Scozia che sono nelle mani della Camorra e del clan dei Casalesi. E non so come spiegarvelo. Le mafie attuali sono essenzialmente un soggetto economico, illecito, ma un soggetto economico. E che soggetto economico, se il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Giuseppe Pisano, ci dice nell'ultima relazione che il fatturato annuo delle 3 organizzazioni, solo le 3 organizzazioni più grosse italiane, si aggira attorno ai 120-150 miliardi di euro in un anno. Per capire le proporzioni, confrontatelo con la manovra finanziaria che è di 25 miliardi di euro. 120-150 miliardi di euro in un anno. E in questo momento, da mille evidenze anche investigative, noi sappiamo che le mafie hanno l'unico problema di riuscire a spendere in maniera produttiva, dando profitto, cioè quindi a spendere bene se quei soldi. E scusatemi, quando uno vuole spendere bene quei soldi, certo che cerca di investirli, si calcola che 1/3 di quel denaro venga reinvestito in attività illecite, ma ben 2/3 vengano reinvestiti invece in attività assolutamente lecite. E il fenomeno dei processi
di globalizzazione hanno favorito di gran lunga le mafie e le mafie internazionali in maniera particolare. E ormai il profilo internazionale è costitutivo delle mafie stesse. Non c'è mafia che non riesca oggi a pensare, che possa fare a meno di pensare anche in una dimensione internazionale. È essenziale, è costitutivo delle mafie stesse. Ebbene, l'economia in atto ha aperto mercati fiorenti per le mafie, che cercano di annettersi esattamente altri mercati, che cercano di annettersi pezzi di economia, aziende intere. E in un panorama in cui le banche non aprono linee di finanziamento, di credito, le aziende sono in crisi, voglio dire, chi può contare su denaro immediatamente disponibile e assolutamente fresco, non contante, sono le mafie, che hanno l'unico problema di investirlo. Rispetto a tutto questo, scusatemi, ma le aziende in crisi anche del Nord-Est sono immuni da questo rischio? Oppure ci stanno dentro totalmente? È soltanto un rischio potenziale? Oppure, lo apro, scusatemi, come una domanda, come un cavillo, come dire, no? E quando le mafie lo fanno, non si presentano con l'etichetta camorra o con l'etichetta mafia nigeriana, no? Sono cinese, sono lì. E cioè, il cinese, visto che l'ho citato, che va dal negoziante a dire: quanto mi vendi questo esercizio? E quello dice: non ho nessuna intenzione di venderlo. Vabbè, ma se dovessi venderlo, dice: ma l'abbiamo calcolato 200.000 euro, però non ho proprio intenzione di venderlo. E quello dice: va bene. E il giorno dopo si presenta con una valigia con 300.000 euro, di più di quello che l'altro aveva sparato. E l'altro si fa due conti: sto per andare in pensione, sto facendo. E se non lo fa, domani tutti gli altri esercizi saranno gestiti da cinesi, e questo sarà devalorizzato, cioè, e sarà portato a vendere. I proventi di quali attività illecite sono quei soldi, se non appunto le frodi e le contraffazioni che troviamo in giro? E la contraffazione oggi sempre di più sta diventando una fetta cospicua del mercato illecito, appunto delle attività illecite. Allora, scusatemi, è questo il meccanismo, che rende le mafie. E allora, scusate, il vero rischio non è tanto che le mafie fluidamente penetrino nei mercati economici e finanziari, ma il fatto che siano legittimati in qualche modo a farlo, Non so se voi ricordate, era uno spot governativo che andava in giro fino a qualche anno fa, di quel signore che con la sportina, lì con la borsa, andava a fare la spesa e tutti lo ringraziavano, no? Per strada: grazie, grazie, grazie. E il claim, lo slogan, era, la frase era: fai girare l'economia gira. Allora, io ho sentito frasi, anche da fonti autorevoli, come dire, gente che conta, per le quali sì, è vero che le mafie trafficano, fanno, però sono un soggetto economico, fanno girare l'economia, e sono come quell'uomo con la borsina in mano, cioè fanno girare l'economia. Provenzano, più che un criminale, è un competitor, no? Questo è grave, cioè la nostra mentalità no, ormai pregna del dogma del mercato, legittima la presenza delle mafie come uno dei soggetti economici, senza rendersi conto probabilmente, e se se ne rendono conto è peggio, senza rendersi conto in ogni caso che le regioni del sud Italia, la Sicilia, avrebbe avuto la stessa vocazione di sviluppo della Lombardia, e che tra i fattori, secondo tutti gli studi di questo tipo, tra i fattori, come dire, determinanti nel freno, nell'ostacolo, lo sviluppo di quella regione, c'è stata l'attività delle mafie, che a differenza degli altri soggetti economici non crea posti di lavoro, non impegna socialmente le proprie risorse, non le pone al servizio della comunità. Dice: ma così fanno tutti quanti? No, quelli di più,
quelli di più stanno pensando a se stessi. In carcere io e i mafiosi li ho visti arrabbiati, non quando, perché stanno subendo una pena, perché ecco, nel codice mafioso il carcere non viene considerato tanto una punizione quanto un motivo d'orgoglio rispetto alla organizzazione di cui si è parte, per cui acquisisco meriti, crediti, io sì che mi sono fatto 20 anni di galera, quello che dice che uomo, io una frase così devo ripetere all'infinito, era che uomo è un uomo che non ha fatto neanche un giorno di galera, un uomo onesto che uomo sarà, ma per un mafioso un giorno di galera è quando li ho visti, posso dirlo, incazzati, quando è entrata in vigore una legge che Leader ha promosso raccogliendo 1 milione di firme e portandolo in Parlamento, in cui si chiedeva di confiscare i beni ai mafiosi e di usarli socialmente.